Buongiorno e buon mercoledì a te. Vediamo se stamattina ho fatto la cavolata. Ho voluto provare questi patch che avevo preso. C'è scritto di tenere 10 minuti, ma io non ho capito una cosa, se sono poi riutilizzabili oppure no, una volta che li metti che li devi buttare. Perché sono spessi, tipo in silicone. Secondo me sono riutilizzabili, vanno messi poi in freezer o in frigo. Ma nella confezione non c'è scritto niente, c'è scritto solo questo. Rigenerante levigante 10 minuti e poi hanno appunto questo coso qua. Io non lo so se sono devo poi rimetterli dentro e li tengo in frigo e quindi posso riutilizzarli. Non sono esperta di queste cose qua. Comunque sia, buongiorno e buon mercoledì a te, mentre per me è giovedì, quindi sono ancora avanti praticamente di una settimana rispetto a te. Alla fine, questa settimana, avendo filmato 2 settimane al mare, perché questa settimana qua ho detto rientro, lavoro, sistemo a casa, dovevo iniziare il corso, insomma, una cosa e l'altra, e quindi ho detto me la tengo per me per arrivare a pari con voi. Invece poi alla fine è successo che sono a casa e quindi filmo anche perché mi fate compagnia, perché sennò davvero è lunga. Sono uscita proprio solo ieri, che per voi era nel video di lunedì, che sono andata a comprare quelle due cose, queste due cose qua, che in realtà non erano cose delle quali avevo bisogno. C'erano queste cose in offerta, avevamo dei buoni, ma più che altro perché ho detto a Mila, adesso che non ho la febbre ho bisogno di uscire, perché alla fine era da domenica che ero a casa e avevo proprio bisogno di uscire un attimo, non ce la facevo più. Questa mattina mi sono proprio ricordata al pelo che ho la prima visita per la terapia del dolore. E non so come sarà, non so cosa succederà. Ad ogni modo, ho detto a Mile: tu vai a lavorare. Poi, se per qualche ragione non lo so, non ne ho la più pallida idea di come funziona. Se mi fanno qualcosa che mi dà sonnolenza, insomma, che non riesco a guidare, chiamerò Mile che mi verrà a prendere. Non mi va neanche di disturbare Arianna, anche perché presto sono le 7:30. Comunque sia, iniziamo ad andare e scopriamo, vediamo. Spero solo che non mi facciano punture, perché non ho proprio voglia di punture. E poi stavo valutando di andare in farmacia e farmi fare un tampone serio in farmacia per capire se ho il Covid oppure no. La febbre è passata, ma adesso ho proprio davvero tanto male al petto. Insomma, più o meno i sintomi dell'influenza da Covid sono quelli che mi sento. Quindi, vabbè, la tachipirina non la sto più prendendo, però ho iniziato a fare l'aerosol da ieri, che un pochettino mi sta. Sto facendo questo qua, quello lì che aveva Mila, che comunque sia è naturale perché gli ingredienti sono estratto di aloe, pompelmo, drosera, che non so cos'è, echinacea, timo, pino, sodio e menta. È indicato come coadiuvante per arrivare a sintomatologia di disturbi dovuti a un eccesso di muco, quali tosse, irritazione e congestione nasale, tipici dell'affezione delle vie respiratorie come influenza, raffreddore e rinite allergiche. Questo l'aveva comprato Mille quando aveva avuto l'influenza. Vabbè, io non so se togliere sti cosi qua o se vanno ancora tenuti. Iniziamo la giornata così. Ho anche fame, però non so cosa mi fanno, non so cosa mi faranno, quindi non ho neanche mangiato perché, boh, sai te, qua c'è scritto terapia del dolore. Vedremo. Però mentre tergiverso, forse è il caso di portare dietro la cartellina per sicurezza. E stavo cercando nel frattempo le mascherine e non ne ho più. Cioè, mi ricordo di averne, ma non le trovo. Ho trovato solo quelle lì chirurgiche. Volevo mettere le FFP2 perché davvero, metti caso che ho. Ma anche se non avessi il Covid, comunque sia, ho raffreddore, sto andando in un posto dove ci sono delle persone che sicuramente non stanno bene, avranno magari le difese immunitarie basse come le mie. Non mi sembra proprio corretto. Infatti mi sono pentita altamente di non aver messo la mascherina sull'aereo, perché questo è il risultato. Io sono convinta che laddove l'avessi messa non mi sarei ridotta così. Ma me ne sono proprio totalmente e completamente dimenticata. Spesso ancora mi è capitato anche in alcuni video, che ogni volta che vado in ospedale metto sempre la mascherina.
Che alcuni mi hanno scritto: è ancora questa mascherina? Sì, ancora con questa mascherina, sì. Perché non la metto, ma non per il Covid, ma proprio perché se una persona come me, che ha le difese immunitarie bassissime, si trova in un ambiente che è pieno di germi, la mascherina un pochettino, per assurdo, per ignoranza, per quello che mi hanno insegnato, dovrebbe andare a riparare, no? Quindi a filtrare l'aria che arriva da fuori, credo, non lo so. E se la metto, se do i colpi di tosse, io evito di impestare gli altri con il mio raffreddore. Anche perché la mascherina alla fine mi è capitato di utilizzarla. La usavo già prima del Covid. Ho iniziato a usarla da quando sono stata male. Ecco, quello sì, quindi non è. Non lo so, poi magari sto facendo un discorso stupido, però nella mia ignoranza preferisco così, cioè io sono convinta che se ho il Covid. Allora, perché quando al ritorno siamo salite sull'aereo, come siamo entrate, c'era proprio un'aria pesante, l'aereo era strapieno e infatti ho detto a Mille: mamma mia, che aria pesante che c'è, e come una scema mi sono dimenticata la mascherina. Va bene, vado a togliere sti cosi. Io intanto li metto in frigo, li conservo, poi aspetto i vostri commenti. Sì, che però io li leggerò tra una settimana. Non lo so, li rimetto in frigo. Stavo realizzando adesso che nella spesa che ti ho fatto vedere lunedì, dove ti ho detto ho preso i panzerotti, queste sfiziosità da tenere lì visto che costavano 1 euro, se capita qualche aperitivo improvvisato. E poi mi sono resa conto invece che ero convinta di averne pagato 1 euro, ma in realtà facendo poi, leggendo poi lo scontrino, non è passato niente a 1 euro, perché l'avevo pagato 1,99 panzerotti e poi non mi ricordo più le altre cose. E quindi ormai boh, è tardi per tornare indietro, però sarebbe da tornare indietro e dire: scusate, cambiate i prezzi perché l'offerta non è passata. Vabbè, fa niente. Tra una cosa e l'altra è quasi 15 giorni che non guido. Mamma mia, quanta polvere che c'è anche in macchina. Non ho la forza di fare niente, ragazzi, credetemi. Ma questa visita devo assolutissimamente andarci. E poi, appunto, magari boh, il tampone me lo fanno anche lì in ospedale. Mi scoccia fare un po' il tampone in farmacia, semplicemente perché costa tanto. Però non lo so. Cioè, non so se poi quello che compro in farmacia è lo stesso, cioè quello che mi fanno in farmacia è lo stesso che compro al supermercato, che lo pago 3 euro. Però sì, un giorno stavo rimettendo la cintura, però appunto voglio farlo perché devo capire. Ah no, ok, scusate, mi ha visto qualcuno scendere dalle scale di casa mia, dimenticandomi che lì siamo in due, ci sono due porte, solo che siamo talmente abituati a stare sole, io e Mille, perché i vicini abitano coincidenza in Spagna, a Barcellona, e vengono qua, hanno comprato e vengono qua solo per le ferie, e quindi ho guardato e ho detto: cioè, questo da dove sta uscendo? Mi dimentico che invece ci sono gli spagnoli. Va bene, che non ho neanche mai visto in faccia, cioè dovessi vederli in mezzo alla strada non me li ricordo. Milena invece sì, perché Milena è una che fa amicizia, chiacchierona, poi che ne so, a Pasqua è andata a comprare l'uovo per il nipote, appunto, dei vicini. Io sono un pochettino più orso. Vamos. E siamo sempre qua. Questo lato è bello. È più bello rispetto al mio. Perché, scusate, ho la caramella in bocca, perché avendo le mucose secche devo tenerle umide, solo quando tossisco mi si staccano i bronchi. Questa è la parte sempre al sole, perché io abito dal lato di là. A proposito, non so se vedete ancora la neve. Avevo messo la giacca, ho detto così non prendo freddo, ma stavo sudando in realtà, quindi mi sa che forse è peggio. Oh. Adesso c'è una bellissima gradinata che mi toglie il fiato, già ne ho poco,
più tutta la salita da fare. Tipo abbiamo questa gradinata qua, che arrivo che sono già morta, e poi abbiamo la salita. Però abbiamo anche un bellissimo panorama. Sì, casa mia dovrebbe essere forse questo, da queste parti qua, sì, credo, non lo so, non riesco ad orientarmi. E se tutto va bene, per quest'inverno mi sposto un pochettino più là, piccolo spoiler. Per scaramanzia non voglio dirvi ancora niente, perché dobbiamo vedere se accetta, se riusciamo a metterci d'accordo, insomma, se accettano le nostre condizioni. Sempre in affitto, non è che compriamo. E dietro questi alberi c'è quella che era la mia stanza, la stanza che mi ha salvato la vita, e io dalla finestra riuscivo a vedere casa. E Mile si metteva qua sotto e stava qua, e ci guardavamo dalla finestra, perché c'era il Covid e non poteva venire a trovarmi. Esattamente, guardate, è aperta quella finestra lì, aperta. Stavo affacciata lì e Milena stava qui dove sto io. Sono un po' stufa, ragazzi, posso dire la verità, però ringrazio anche la medicina. È che inevitabilmente, ragazzi, hai dei déjà vu ogni volta che entri qua. Tipo la stanza sinistra è dove abbiamo aspettato e ci hanno poi confermato che avevo il tumore. Di qua invece si passa per andare in sala operatoria. E la chiamano estate, questa estate, senza sole. Vabbè, poco mi frega, anzi, ti dirò che a me sole piace solo se sono al mare. Quindi, visita finita. Niente, vabbè. Sono arrivata al punto in cui secondo loro ho bisogno di uno psicologo, il che fa sempre bene, perché parlare con qualcuno va sempre bene. Iniziamo con l'agopuntura, insistono perché io devo prendere la lirica, che è un mio rilassante ma è anche un antidepressivo, che io non voglio, io insisto che invece continuerò a non prenderlo, mi spiace, ma io non ho nessuna intenzione di andare a prendere un farmaco che mi crea dipendenza e che tantomeno vada poi ad influire su quella che è la mia capacità di guidare. Sì, mi fa dormire, sì, però no. Adesso prendo tipo della melatonina e vediamo se la risolviamo così. E poi boh, sono piena di... mi hanno aggiunto altri medicinali per i dolori. Cioè, quindi secondo loro dovrei prendere la media di 10 pastiglie al giorno. Così poi sto rincoglionita tutto il giorno. Tanto io lo so che perdo il lavoro, ragazzi. Te l'ho detto, non ci sono purtroppo molte cose qua, non si possono raccontare, ma finirà così. E poi lì sì che mi viene la depressione. Se mi ritrovo di nuovo a casa, sì che inizio a dare di matto. Vabbè. YouTube realtà, proprio senza nessun filtro, è inganno. Mi sa che vado a farmi una passeggiata. Vado verso casa, vado un po' al parco. Mi è cambiato l'umore, mi sta venendo da piangere. Potrei andare ad aspirare la macchina che è piena di polvere. Ecco, io sono quella che pulisce casa ma non pulisce mai macchina. È un male che ho sbattuto. Mi fa malissimo, domani non si vede tanto il video perché sono scura. Ho sbattuto ieri al supermercato, ho avuto un attimo di sbandamento. Vabbè. Andiamo al parco che è meglio. Piccola passeggiatina, è iniziato praticamente a piovigginare, la solita fortunella. Vado a farmi un giretto da Teddy a vedere se c'è qualcosa di inutile da comprare. Mi è cambiato totalmente l'umore, non chiedetemi come mai. Carino. Ma il fatto è che non mi serve.
mi serve niente in realtà. Questo non so neanche cosa sia. Beh, bicchieri a 55 centesimi non è tanto, eh. Anche questi, che sono quelli che ho io però li avevo presi da Maison du Monde perché erano dorati, ma mettendoli là a stoviglia è rimasto proprio niente. La spugna più ricercata sul web. Cos'ha di così speciale? C'è anche al limone. 4 euro una spugna, se la possono tenere. Se costava meno l'avrei presa quella spugna, per curiosità. Però 4 euro per una spugna mi sembra un po' eccessivo. Poi magari, boh, non ho letto, ha delle capacità pulenti super ultra, è una spugnetta piccolissima. Sono andata via dal parco e ha smesso di piovere, ovviamente. Mentre sono qua da farmi un giretto da casa. Sto vedendo adesso che c'è il 30% su tutto, se devi, però devi per comprare minimo due pezzi. E ne volevo approfittare, da caso ho detto c'è il 30%, mi prendo i paralumi. Sapete che ho tolto il paralume dall'abat-jour che era sul tavolo dove adesso c'è l'orchidea, perché l'ho messo sopra, l'ho usato come lampadario. C'erano tutti i colori tranne giallo, tranne senape. Sta uscendo il sole. E adesso vado anche all'MD a farmi un giro. Oggi così mi giro tutti i supermercati. Se vado a casa mi viene l'ansia. Non so come mai ho avuto proprio questo sbalzo d'umore repentino, che non so neanche se è il termine giusto, e non mi sta piacendo, quindi preferisco stare fuori. Ecco qua la carne che vi dicevo l'altra volta, che è proprio fatta da zoppo. Mi ispirano questi, li guardavo già l'altra volta, ma infatti adesso li prendo. Cosa vuoi prendere? È un po' caro, è 7 euro, 3 euro. Non c'è da 2. Scadenza vicina. I prodotti sono 6 euro. ancora buoni. Aiutaci anche tu a combattere lo spreco alimentare. Cerca i Li prodotti prendo Impedimenta perché mi Zero Spreco. ispirano. Troverai. Allora, ho preso cose così. Avevo bisogno di spendere. Allora, piuttosto che spendere in fesserie, spendere in spesa va sempre bene. E comunque c'erano ancora i panzerotti col prezzo 1 euro e poi il prezzo sotto 1,99. Quindi hanno lasciato il prezzo dell'offerta scaduta. Volevo dirglielo, ma poi non mi andava di fare la rompiscatole. Allora, per 37,80 euro. Tampone che l'ho trovato alla fine, non sono andata in farmacia, me lo sono preso lì. Così me lo faccio. Pane alle patate. La belga, che voglio fare gli involtini di belga e prosciutto cotto. Sopicini, che fanno sempre bene, sono sempre buoni. Cetrioli. Poi ho preso l'anguria, la perla nera, visto che l'altra l'abbiamo praticamente finita due volte. Qua c'è ancora del succo di melograno di stamattina, che però non ho più bevuto. Poi, visite. Lirica, Flexiball, e perché in più mi hanno dato questa esenzione qua, la faccio vedere per chi mi ha detto, mi ha chiesto, una volta che ti viene riconosciuta, c'è l'esenzione che vale per un anno di invalidità non rinnovabile, dove praticamente hai tutte queste cose qua non a pagamento, ecco, cioè o comunque sia con un prezzo ridotto, che può essere la visita antalgica o tipo lo psicologo 4 sedute a 36 euro. Oppure adesso non riesco a leggere perché sto leggendo al contrario, insomma, posso usufruire di tutte queste cose qua. Piuttosto che l'agopuntura, dietologo,
riabilitazione, psichiatra, insomma, tutte quelle cose che ti ho fatto vedere. Gorgonzola. Ho ritrovato la provola affumicata a fette a 1 euro, che è comoda e mi piace. Ricetta del Tachidol. Da prendere, da aggiungere insieme alla lirica, insieme a tutto quello che non prendo. Io lo so che molti di voi sono contrari a tutte quante mi avete detto, Erika, io prendo la lirica e guido, Erika, io prendo. Io ragazzi, non voglio prendere questi farmaci, punto. Tanto non è che i farmaci vanno a risolvere il problema, i farmaci vanno solo a togliere il dolore, ma il problema rimane, quindi io tengo il dolore. Ho di nuovo trovato il prosciutto a 1 euro, appunto perché faccio gli involtini con la belga e il prosciutto cotto. Questi che li avevo già visti l'altra volta e li voglio fare oggi a pranzo con l'insalata. Poi in offerta speciale, specialissima. Le bistecche di tacchino impanate, ce n'è 3 per ogni confezione, guardate come sono grandi. 3,90 euro e 3,80 euro. Insomma, 1,20 euro, 1,30 euro, 1,30 euro bistecca praticamente. Ah, sono enormi. Adesso le divido in confezioni da due. Mamma mia, che casino che c'è in sta casa, na na na. Questi no, tanto li faccio in friggitrice ad aria, quindi li lascio fuori questo. Allora, vediamo per ordine. Facciamo prima il tampone, che è meglio. Volete che lo faccio con voi o vi fa senso? Sempre. No, ma non credo. Allora, ieri ho temuto perché ieri avevo male al petto, male ai bronchi, male quando respiravo. Ho detto, mi sa che qui ci sono dei coccodrilli e un orangotango. Sto proprio passando da un umore all'altro, o meglio, l'umore è sempre lo stesso. Però devo dire che fare quella mezza passeggiata e fare shopping, meno male che ho fatto shopping intelligente, mi ha un pochettito, ma un pochettito cambiato l'umore. Adesso facciamo il tampone, se poi cuciniamos, mangiamos e se non ho la febbre me ne vado a lavorare. Perché devo andare a lavorare, ragazzi. Io devo andare a lavorare. Perché se non vado a lavorare non si mangia. No, non si mangia, no. Siamo sempre andati avanti con lo stipendio di 1000, però non ho. Io non ho mutuo, non ho niente. Se vado, più soldi. Se non vado, non più niente. Andiamo a fare il tampone intanto. No, direi che è negativo. È vero che c'è scritto di aspettare 15 minuti, ma quella volta che avevo il COVID, man mano che saliva la righetta è uscita subito. Quindi ce n'è solo una. Ce n'è una, metto fuoco. Sì, negativo. Comunque sia, io non riesco a trovare più i pirottini per la friggitrice ad aria. Per il forno ad aria. Il mio mi sa che non è manco ad aria, secondo me è elettrico quello che ho preso. Cioè, guardo dappertutto e non li trovo. Uno usa la carta da forno perché dici, però mi chiedo dove posso mai averli messi? E qua, vabbè, ci sono i vari disegni. Boh. Questa cos'è la carne? Non riesco a capire. Aspetta che se non metto il dito davanti. Questa secondo me è carne, credo. 180-15 minuti, patatine, torta, pollo. Questo qua cos'è? 180, no, 80 gradi. Ah, solo per scaldare. Quella è la pancetta, pesce. Questo qui cosa sono? L'arachidi? No. Cos'è? Cosa mi rappresenta questo disegno? Pesce. È la carne che non riesco a capire se è questa qua. Vabbè, comunque sia, tutta manuale, timer e termostato. Basta. Adesso è accesa, quando arriva in temperatura diventa rossa. Un forno praticamente. Però è bella, è esteticamente bella. Questo possiamo darglielo, possiamo proprio dirglielo che è bella. Allora ho fatto così. Comunque sia, ragazzi, è bella la carne, eh? Cioè, la guardavo prima.
Ha proprio un bel coloretto. Non so se mettergli un filo d'olio oppure no. Boh. Io inizio a metterla così. E non credo che vada salata. Perché c'è già il prosciutto, il formaggio, poi la rucola, mi sembra. Rieccomi qua. Alla fine sono le 5 e un quarto e non sono riuscita a filmare niente. Quello che ti posso dire è che la carne è buona, quindi io non so se adesso la fanno in tutti gli MD o la faranno in altri supermercati, però non so se è la stessa. Quella era buona perché era proprio buona la carne e l'ho messo a 180 gradi per 15 minuti, non gli ho messo olio, niente, ho messo così ed era buonissima, avevo mangiato quello con un'insalata. Poi io stavo aspettando appunto per concludere il video perché volevo salutarti con mille. E anche Mila aveva piacere di salutarti, ma poi alla fine insomma arrivata abbiamo mangiato, dovevamo discutere di un po' di cose, lavoro, non lavoro, insomma, solite cose. Ah sì, non sono andata a lavorare, la mia titolare mi ha detto di non andare a lavorare, che ci saremmo sentite poi per la prossima settimana. Ma ad ogni modo, intanto rimaniamo che io e te, se hai piacere, ci vediamo venerdì, sempre qui a casa mia, stessa casa, stesso orario, solita routine, solita, reale e vera vita quotidiana, senza filtri e senza inganno, anche se sta diventando un po' troppo senza filtri. E devo ricordarmi che questa cosa non va sempre bene sul social. E alla fine avevo già chiuso il video, ma è arrivata la Super Mille, Super Chef, così vi Sei super, saluta. amore, super è un parolone. Allora, piatto semplice, belga tagliata in due e passata semplicemente sulla piastra. Esatto, poi ho preso. È stata fatta appassire un attimo, poi nella belga una fettina di sottiletta, una Sì. fettina di prosciutto a rotoli. E adesso metti il E adesso metti in friggitrice friggitrice ad aria. ad aria. Se vuoi una cosa più golosa, gli metti sopra ancora il parmigiano, il No, pepe o la stiamo. besciamella. Noi no, ne Lo facciamo vuoi? così. Una spolverata di pepe magari sì, però no, non voglio né panna né besciamella. Ma il E pepe lo questo è metti? praticamente un piatto unico. Questo piatto unico, vi dico quanto è costato. Allora, 3,25 euro la belga. Abbiamo messo due confezioni di prosciutto che erano in offerta, quindi 2 euro. Le sottilette un Due euro. sottilette, sì, vabbè, 1 euro la confezione, però due sottilette, quindi facciamo 3, 4, 5, esageriamo, facciamo 6 euro, va, visto che il prosciutto io l'ho preso in offerta. Con 6 euro ne mangiamo in due, ma in realtà ci mangi un po' di più di due perché non credo che li mangeremo No, tutti. guarda, davanti non c'è una lì. Quindi grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo venerdì. Ciao!